Ciao 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 a tutti e bentrovati. Allora, come vi avevo anticipato nell'ultimo video serio, diciamo così, vi volevo parlare di questi prodotti che ho acquistato in AliExpress e che io trovo veramente molto molto efficaci. Tante volte si parla della cosiddetta pericolosità degli articoli che arrivano dalla Cina. In realtà, e qui si parla di medicina cinese, in realtà la medicina cinese è avanti anni luce rispetto a noi. Ricordiamoci che noi abbiamo ereditato proprio dalla Cina tanti tipi di cura, non ultimo l'agopuntura. Loro sono proprio specializzati in quello che riguarda la cura del dolore. E hanno insomma, chi è che non conosce il famoso balsamo di tigre, che poi non è di tigre veramente, ma è tutto un concentrato di altri tipi di elementi, per lo più vegetali. E quindi, ma non voglio stare troppo a fare una premessa, perché poi non sono neanche capace di stare a fare tante prediche, tanti giri di parole. Vengo subito al sodo che faccio prima. Insomma, è successo che un paio d'anni fa ho acquistato su AliExpress dei cerotti antidolorifici per chi ha problemi di artrosi essenzialmente. Perché io soffro sia di artrosi cervicale, per fortuna non ho il sintomo più odioso che ci sia dell'artrosi cervicale, che è la nausea e il vomito. Io ho proprio solo il dolore localizzato alla nuca, ma è un dolore veramente fortissimo. Non dico invalidante, però non si riesce veramente a fare nulla quando si ha quel tipo di dolore. E soprattutto dolori alla schiena, nella zona lombare. Non ultima la sciatica, che ogni tanto anche quella mi tormenta. Avevo comprato appunto questi cerotti antidolorifici. Sapete che si possono comprare anche in farmacia, ma anche adesso nei supermercati i cerotti. Penso di averne qua ancora qualcuno. Vediamo un po'. Sì, ecco tipo questi, il Voltadol cerotto. Che è il trattamento locale di stati dolorosi dovuti appunto a infiammazioni o anche a traumi. Io ho comprato questi cerotti appunto su AliExpress, così per curiosità, perché ho detto ne provo uno, se vedo che o non mi fa effetto o addirittura mi dà qualche problema, non faccio altro che buttarli via. La spesa era veramente esigua. E quindi li ho acquistati e invece li ho trovati veramente eccezionali. E poi, vabbè, pian pianino poi li ho finiti. Un mesetto fa, no, forse un po' di più, un mesetto e mezzo fa, no, no, un mesetto fa, ho avuto degli episodi ancora di dolore lombare, veramente lancinante. Un po' mi sono, diciamo, strapazzato un po' di più per vari problemi qui in casa, problemi, cioè faccende da sbrigare così. E insomma, avevo questo dolore fisso, continuo. Allora, per 2 o 3 giorni ho preso un antinfiammatorio Loki, essenzialmente prendo quello, però non è che faccia proprio bene assumere continuamente degli antinfiammatori. E quindi ho detto, vabbè, mi metto gli ultimi 2 cerotti che mi sono rimasti, sono delle bustine, ognuna con 5 cerotti, mi sembra, o 8 cerotti, vabbè, me ne erano rimasti giusto un paio, perché ho provato quello, ho provato a massaggiare con l'olio 31, a massaggiare con altre pomate, ma niente, non mi passava. Ho detto, vabbè, mi metto sti ultimi 2 cerotti e vediamo come va. Mi è passato il dolore, ma già quando li avevo usati la prima volta mi era passato il dolore. E quindi ho detto, vabbè, faccio una bella scorta, tanto durano 2 o 3 anni,
E visto che purtroppo con l'avanzare dell'età i dolori sono sempre più frequenti, poi anche mio marito, anche lui ha problemi a una spalla, problemi alle ginocchia. E quindi ho fatto scorta di questi cerotti che vi consiglio caldamente perché sono veramente un prodotto ottimo. Sono anche questi a composizione per lo più vegetale, c'è dell'olio di canfora, infatti l'odore, vi avviso, è abbastanza pungente, abbastanza forte, però l'efficacia è talmente ottima che questo profumo così intenso sicuramente passa in secondo piano. E quindi ho preso 5 confezioni da 8 cerotti ciascuna di questo tipo, che è quello che avevo già comprato. E altri 5 confezioni da 8 cerotti ciascuna di quest'altro tipo. Io vi lascerò il link di tutte le confezioni nell'info box se volete andare a vedere, perché, ripeto, per chi come me ha questi problemi di artrosi localizzate in vari punti delle articolazioni o vari punti del corpo, questi sono eccezionali veramente. E quindi sia questi che questi li ho acquistati appunto dallo stesso venditore. Vi lascio, come ho detto, il link nell'info box. Poi, già che c'ero, ho pensato bene anche di comprare altri tipi di cerotti destinati a ben precisi punti del nostro corpo. E sono questi. Sono un po' più grandi degli altri per la zona lombare, vedete la figura? Proprio creati apposta per la zona lombare, e questi invece per la zona cervicale. Vedete, questi proprio vanno applicati proprio nella zona qui del cervicale, quindi sia questi che questi penso proprio che siano una mano santa. Qui ce ne sono 12 pezzi per busta, sia questi che questi, indicato qua sotto il 12 pezzi. E anche di questi vi lascerò il link nell'info box. Per finire, ho preso anche questi. Questi sono, non mi ricordo più, mi sembra una ventina, anche questi, 3, 6, 9, dovrebbero essere 20. Questi invece sono per le ginocchia, quindi proprio hanno la forma anatomica che va ad adattarsi alla curva della rotula praticamente, e penso che facciano proprio un po' anche come da sostegno per il ginocchio. Io, da quando ho fatto quella caduta l'anno scorso in montagna, dove ho avuto una leggera lesione del legamento, almeno la radiografia ha evidenziato quello, ogni tanto ho questi doloretti che si ripetono, insomma, l'età è quella che è purtroppo, e quindi ogni botta, ogni caduta lascia un qualche strascico. E quindi ho pensato, visto che anche mio marito, anche lui ha problemi alle ginocchia, specialmente una, ho pensato appunto di prendere proprio questi cerotti perfetti appunto per il ginocchio, da applicare specialmente chi come mio marito, consumato totalmente il menisco a causa appunto dell'artrosi. Anche questi sono sicuramente un supporto, e anche di questi vi lascerò il link nell'info box. Non sto facendo, non è una collaborazione perché li ho comprati appunto, non è che voglio fare una pubblicità così, è proprio un consiglio che vi do per chi appunto, alle persone come me che soffrono di questi doloretti. È chiaro, prima di lanciarsi in cose così di autocura, è sempre bene accertare di cosa si sta soffrendo. Io parlo proprio dell'artrosi, quella dovuta un po', diciamo, alla nostra non più verde età. Se ci sono altri problemi più seri, più gravi,
Sicuramente ci sono altre cure più importanti. Mio marito, per esempio, al ginocchio fa anche le infiltrazioni ogni 2 anni, mi sembra, o tutti gli anni, no, ogni 2 anni fa 3 infiltrazioni nel ginocchio di acido ialuronico. Quindi non è che questi cerotti escludono le cure mediche più importanti, più mirate, ma sono sicuramente un supporto, un rimedio in caso di dolore persistente senza prendersi robaccia per bocca. Spero di avervi dato un suggerimento utile. Vi ringrazio tutti per avermi ascoltato. Un abbraccio, un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!